È andata bene, diciamo che dopo 10 km siamo rimasti in fuga io e Murarro del team Beraldo e siamo andati di comune accordo subito, siamo andati via bene, il gruppo ci ha lasciato andare e al piedi del Selvino mi ha fatto collegarlo regolare, al piedi del Selvino siamo ritrovati con 2 minuti di vantaggio, abbiamo scollinato con 1 minuto e 50 più o meno e dopo siamo venuti in giù al bivio, io ho optato come sempre per la corta, lui è andato a fare la lunga e mi sono fatto gli ultimi 15 km da solo, penso di aver chiuso con circa 1 minuto di vantaggio, ma va bene, ne bastava anche uno. La dedica a chi va? Ma la dedica, come ho detto prima, alla mia ragazza che mi sopporta con gli allenamenti, con le gare e così, e mi sta aspettando a casa. E dopo ai miei due compagni che, di squadra che non ci sono più, del team Tocca e Cicli Bettoni che purtroppo non ci sono più. Ma felicissima, ho dato tutto quello che potevo dare e alla fine il risultato si è ottenuto, sono contentissima. Inizialmente ero partita per fare il percorso medio, solo che alla fine della discesa mi sono trovata un po' sola e ho preferito non rischiare, fare il corto e infatti è andata bene. La dedica per la vittoria a chi va? La dedica alle mie bimbe che mi hanno fatto una sorpresa enorme essere qua a aspettarmi e arrivare a trovare le mie bimbe che mi aspettano e mi dicono brava è sempre un'emozione. Antonio Panotti, eccolo! Percorso medio fondo, 128 km, 800 metri! Antonio Panotti, bravo!
abituato, non esageriamo. Vengo da una bella vittoria domenica su un percorso lungo. Oggi era la nostra gara di casa, noi della Isolman ci tenevamo a far bene. Ho detto provo tutto sul Dossena, su in cima al Dossena, siamo rimasti in 6, gli altri 5 però facevano il lungo. Ero un po' preoccupato perché poi loro nel venir giù, giustamente facendo il lungo, non è che mi hanno dato una grossa mano, ho dovuto un po' arrangiarmi da solo, al bivio sono rimasto da solo e vabbè, però poi lì mancano 20 km, era giusto dar tutto e provare ad arrivare solo. La dedica a chi va? Ah, la dedica alla mia famiglia che mi concede un sacco di tempo e io tolgo tempo a loro, quindi questa piccola soddisfazione la regalo a loro. Manuela Soldogni, eccola, brava! Ma è andata molto bene, io di solito parto sempre abbastanza bene nelle gare. Sentivo le gambe un pochino dure oggi, forse le temperature delle 7 del mattino non sono ancora quelle estive, perciò risento un pochino del freddo, però poi piano piano mi sono un attimino scaldata, è andata bene, sono proprio felice. La dedica a chi va? Ma sicuramente la prima dedica va alla mia famiglia, i miei genitori, sono le persone comunque a cui tengo di più. Poi sicuramente una dedica la faccio anche a me stessa perché sto facendo tanti sacrifici ultimamente e penso che quando si vince una gara di questo tipo in casa è forse la ricompensa più bella. Assisteremo la volata tra Tiziano Lombardi, Stefano Cecchini, Roberto Cunico, Luigi Tarchini e Matteo Podestà. Ed ecco, attenzione, Roberto Cunico su Luigi Tarchini, Tiziano Lombardi. Premierà il vincitore il presidente nazionale del CONI, Giovanni Malagò. Primo classificato vince la 18ª edizione Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi Bianchi, Roberto Cunico, team Beraldo Green Paper Europa Ovini. La selezione si è fatta un po' mano a mano su tutte le salite e nel finale siamo rimasti in 5 a giocarci la corsa e poi sul Bedulita si è staccato Podestà e si è rimasti in 4. Io conoscevo molto bene il finale, avendola fatta diverse volte, sapevo che bisognava entrare per primi e ho anticipato tutti e poi sono riuscito a rimanere primo. Marina Ilmer, eccola! Marina Ilmer! Sì, è andato molto bene, anche se è stato un percorso ben duro, ma molto bello. Sono contenta perché potevo vincere oggi e sì, anche la gente con cui ho potuto pedalare è stata veramente gentile e simpatica. E sì, mi è piaciuto tanto. Beh, devo dire molto bene, un'organizzazione davvero di altissimo livello, sono stati bravi anche a programmare una giornata veramente adatta a chi deve fare ciclismo, perché siamo partiti a 14 gradi alle 7 del mattino. Abbiamo visto un percorso spettacolare, sai, per noi del ciclismo sono tutti i passaggi che conosciamo, però poi farli in bicicletta c'è un apprezzamento ancora maggiore, poi per come lo faccio io piano piano davvero riesco a vedermi tutte le bellezze paesaggistiche e culturali, compresa la Madonnina su al San Gallo, per cui è bello stare insieme a tanti che hanno voglia di pedalare, di farlo in maniera di gruppo, divertente, lo chiamiamo ciclismo low, quello lento, quello che io so interpretare molto bene, però è piacevole ogni tanto farlo, ci tenevo a essere qui per Felice Gimondi, permanenti, è una bellissima organizzazione, e poi indossare e pedalare su una bicicletta bianchi fa sempre emozione. Felice Gimondi, siamo ormai a conclusione di questa edizione della sua Gran Fondo, innanzitutto come sta? Ma io ho qualche acciacco, qualche problema, sono caduto circa 7-8 giorni fa, 3 costole rotte, ma la cosa che adesso in questo momento mi dà più fastidio è l'ematoma alla testa del femore che spero venga assorbito senza dover intervenire. Oggi abbiamo trovato una giornata favolosa, credo che anche i partecipanti si siano divertiti. Devo dire bravo a Beppe e Luisa perché abbiamo avuto grandi difficoltà a metterle insieme per le frane
disperse un po' su tutte le valli e su tutti i percorsi della Bergamasca. Un ringraziamento agli enti che ci hanno dato una mano in tutti i modi per poterla svolgere. Sì, finalmente maggiorenni e finalmente col sole. Abbiamo ancora qualche ora di trepidazione, ma siamo contenti del risultato ottenuto, inaspettato a dicembre, ma che ha contribuito a schierare il via oltre 2200 persone. Siamo molto contenti. Best musicians, love the show.